Non c'è stata da parte nostra l'approvazione come consigliere di opposizione perché molte voci nel bilancio di previsione per noi non erano chiare, anzi, anziché cercare di ridurre un attimino le spese, si è cercato di nuovo di portare, anzi di aumentarle sostanzialmente, specialmente su alcuni servizi. L'atto che ha preceduto anche l'approvazione del bilancio, giusto per fare un esempio, l'approvazione da parte della maggioranza di una tariffa per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato, cioè è stato deliberato che ci sarà una quota fissa di 10 euro da applicare su ogni bolletta, quindi destinata ad ogni utente, indipendentemente dal consumo. Ovviamente noi ci siamo opposti su questo perché riteniamo che se questo 10 euro andava, secondo il loro modo di vedere, a cercare di coprire le spese previste per quanto riguarda quel servizio, noi come oppositori riteniamo che non è una cosa giusta perché comunque quei 10 euro vanno applicati a tutti gli utenti indipendentemente dal consumo. Io personalmente ho sollevato la questione dell'indennità ritenendo che in questi momenti di crisi e ovviamente considerando che stiamo facendo gli equilibristi per far quadrare i conti, a mio avviso non è giusto prendere l'indennità da parte della Giunta. Cioè, mi spiego meglio, se proprio vogliamo riconoscere, perché giustamente il sindaco è a disposizione della cittadinanza e comunque per quanto riguarda la posizione del sindaco su quello si può ragionare, infatti io espressamente ho detto certamente il sindaco gli va riconosciuta l'indennità. Qualche riflessione a mio avviso va fatta per quanto riguarda l'intera giunta, anche perché io proprio oggi in consiglio comunale ho appreso che c'è stato un assessore, mi riferisco a Giuseppe Curcio, che ha rinunciato allo stipendio, c'è stata la presidente del consiglio, la dottoressa Pascale, che ha rinunciato allo stipendio. Io ho dichiarato ovviamente che è un atto a mio avviso di coscienza e mi fa piacere, e ho invitato anche agli altri membri della giunta di prendere in considerazione questa cosa, cioè rinunciare allo stipendio in questo momento di crisi io credo che sia un atto doveroso. Anche perché i cittadini ovviamente quotidianamente devono affrontare delle spese per sostenere dei servizi, sono spese esorbitanti, quindi il problema è proprio questo, lo stipendio non è un diritto, un qualcosa di dovuto a chi fa l'amministratore, è un qualcosa che spetta l'amministratore quando le cose vanno in un certo modo e quando ci sono i tempi per poterlo fare. Cambiato il sistema tariffario, cioè, mentre prima c'era un minimo impegnato, cioè prima il regolamento nostro prevedeva un contratto con l'utente di tanti quintali e poi se c'era eccedenza in effetti si pagava il consumo, però questo creava disparità fra i cittadini perché c'era chi faceva un consumo eccessivo e non pagava e chi fosse pagava in più e diciamo c'era un consumo in meno. Invece poi con la carta di servizi, che diciamo un altro emendamento del 2012, maggio 2012, quindi obbligava i comuni di adottare la carta dei servizi, cioè è un regolamento, è una carta diciamo, che, di cui i cittadini può pigliare le visioni, come viene formata una tariffa, quali sono i servizi e come è formato, strutturato un comune. E quindi ci obbligava anche i comuni con questo emendamento, obbligava anche i comuni di passare cioè, al pagamento a consumo, quindi a tariffa. Quindi in effetti si è passata da una tariffazione a un'altra, però tutto questo comporta alla fine cioè una minore spesa cioè per i cittadini, cioè avrà sicuramente una bolletta inferiore a quella che ha avuto negli anni passati. E come tutti quanti gli altri servizi, vediamo la Telecom oppure l'Enel, c'è una quota fissa a carico del cittadino. Noi abbiamo messo questi 10 euro a carico del cittadino, di tutti i cittadini comunque, come quota fissa, però questa è una quota che non c'entra con il consumo. Se uno consuma, in effetti paga quanti metri cubi è consumato, altrimenti paga solo 10 euro al comune, mentre prima era diversamente, prima facevano i contratti per 200 euro, cioè loro facevano quei 6-7 quintali, loro pagavano con quota fissa quei 7 quintali, anche se non consumavano, invece oggi è cambiato un po' il sistema e questo penso che favorisce di più i cittadini, quindi avrà sicuramente un risparmio. Le indennità non sono state aumentate, cioè sono rimaste le indennità degli anni passati.
Solo che negli anni passati l'indennità veniva presa soltanto dal sindaco, non degli assessori, perché la maggior parte degli assessori erano dipendenti, quindi in effetti lei sa benissimo che se in effetti se uno è dipendente quindi si riduce di molto l'indennità e quindi avevano quindi rinunciato all'indennità. Quest'anno, siccome la legge glielo attribuisce, quindi alcuni assessori hanno inteso non rinunciare, però non è che sia stato mandato l'indennità. Io penso che, siccome la legge prevede queste indennità a carico degli amministratori, io penso che bisogna misurarsi con quelle che uno fa, cioè non se prende o meno indennità. Noi abbiamo manager oggi, perché che vediamo ogni giorno apparire sulla stampa che centinaia e centinaia di euro, cioè abbiamo addirittura cioè manager che arrivano sui 200, 100, 400 mila euro all'anno. Io penso che deve misurarsi dall'operato, cioè, allora dov'è la scommessa? Che l'indennità è dovuta e è bene che se gli spetta e venga da loro presa, però il problema è come noi in effetti in questi anni, in questi 5 anni, quelle che a queste indennità rispondiamo con altri, con i servizi soprattutto, con il miglioramento, dare al Comune di Bolla più serenità ma soprattutto più ricchezza.